riferimento al Vangelo di domenica 2 ottobre 2022, a cura di Don Valerio Bersano, segretario nazionale Missio Ragazzi. Perché gli apostoli chiedono a Gesù di accrescere la loro fede? In un versetto prima del brano proposto in questa domenica troviamo: se tuo fratello commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te e 7 volte al giorno ritornerà a te dicendo, sono pentito, tu gli perdonerai. A noi sembra una missione impossibile e così doveva apparire anche al gruppo dei 12. Quante volte abbiamo chiesto aiuto e promesso a Dio cose simili? Magari abbiamo ripetuto, in futuro mi impegnerò, studierò, farò meglio. Non neghiamo allora agli altri ciò che non esitiamo a chiedere a Lui, come il suo perdono, cioè il grande dono del perdono, che non guarda a ieri ma al domani. Gli apostoli di fronte a questo insegnamento temono di non farcela, e allora chiedono, Signore, aumenta la nostra fede. Accresci, aggiungi fede alla mia povera vita. La seconda parte del Vangelo immagina una scena tra padrone e servi, chiusa da 3 parole schiaccianti. Quando avete fatto tutto dite a siamo servi inutili. Se guardo nel vocabolario vedo che è inutile a significa che non serve a niente, che non produce, inefficace. Ma non è questo il senso nella lingua di Gesù, non sono né incapaci né improduttivi quei servi che arano, pascolano, preparano da mangiare. E mai è dichiarato inutile il servizio. Significa piuttosto, siamo servi senza pretese, senza rivendicazioni, che non cercano guadagni, gli utili sono i vantaggi, come il denaro. Quante cose Gesù oggi ci insegna? Ci invita a fidarci del Padre e vivere ogni cosa in relazione con Lui, fidandoci più di Lui che di noi, cercando di fare ciò che dice Lui, non ciò che vogliamo noi. Comprenderemo allora che è bello fare ciò che ci insegna nel Vangelo, perché il suo stile ci rende ragazzi e ragazze che operano sempre per la pace, che è la più grande ricchezza che possiede l'umanità quando vive la fratellanza e apprezza ogni cosa di questo mondo meraviglioso.